momento c'è una grande tensione qui, tutto il pubblico sta trattenendo il fiato, stanno per entrare i Vasquez, i trapezisti volanti. Loro eseguono un numero particolarmente pericoloso, sono messicani ma si presentano per gli Stati Uniti. Signore e signori, i Fly Vasquez. Ed eccoci sicuramente al numero più atteso di tutto il festival, anche perché ci consentirà di confrontare i Flying Vasquez con i loro antagonisti che abbiamo visto la scorsa settimana, e cioè i Flying Spagna. Io durante questa esibizione parlerò pochissimo perché, credetemi, ho assistito alle prove e il numero è altamente spettacolare e si commenta da solo. The Flying Vasquez! Ben dire che i Fly Vasquez praticamente iniziano dove molti gruppi volanti finiscono i loro esercizi. Pensate che Felipe ha iniziato con un triplo salto mortale, eccezionale. E doppio avvitamento per Miguel, che pensate, a 13 anni aveva già raggiunto il triplo salto mortale. Un bel biglietto da visita anche per il nostro Miguel. Con la nascita del trapezio si pone immediatamente, come voi sapete, il problema della rete di protezione. Quasi tutti la usano e in alcuni stati è addirittura obbligatoria. Il problema però è, senza questa protezione potrebbero mai essere stati realizzati alcuni numeri? Questa che vedete è Rosa, la moglie di Miguel, che ha fatto il doppio salto mortale. Ed è una delle pochissime donne, ce ne sono soltanto altre tre, che fanno esercizi di questo tipo. E adesso c'è molta suspense, vedete anche degli occhi della principessa Stefania, perché quando Miguel si prepara l'emozione sale tra il pubblico. Vediamo che cosa ci farà vedere. Grande, due avvitamenti con doppio salto mortale.
Miguel, in attesa di prepararsi per tentare tra poco il quadruplo salto mortale, così, tanto per scaldarsi, ci ha fatto vedere questo popò di numero. Bravo Miguel! Sentite come applaude il pubblico. Ecco, questo modo di applaudire ritmato è iniziato dagli esperti e quasi sempre noi lo vediamo intanto negli esercizi più difficili e con i gruppi più bravi, però alla fine, a metà numero, non era ancora successo. Eh sì, forse questa volta ci siamo. Miguel tenterà il quadruplo salto mortale. Vi ripeto, perché è giusto che io lo sottolinei, è un avvenimento che ha dell'eccezionale. Tutto l'entusiasmo, la gente in piedi qui sotto il tendone del circo di Monte Carlo, ma il tendone è veramente esploso questa volta. C'è addirittura un signore, lo state vedendo, con la bandiera la bandiera messicana. Non so che cosa ci farà con la bandiera, dove la sta portando, però la folla è la porta al presidente della giuria, Sua Altezza il Principe Ranieri. Bravi i Flying Baskets, che realizzando il quadruplo salto mortale questa sera hanno prevalso sui loro concorrenti che abbiamo visto la scorsa settimana, e cioè i Flying in Spagna, e secondo me hanno messo una seria ipoteca sulla conquista del prestigioso Clown d'Oro. Grande entusiasmo ancora qui, il pubblico è impazzito. Io credo comunque che il nome di Miguel Vázquez resterà iscritto a lettere d'oro nella storia del circo, per essere stato il primo volteggiatore in assoluto a realizzare il quadruplo salto mortale, terminato nelle prese a due mani del porteur, che è il fratello Juan. Questo exploit è stato realizzato la prima volta il 10 luglio 1982 durante la tournée del circo Riling Bros, Bannum e Bailey nello spettacolo di Tucson in Arizona. Da allora Miguel tenta questo super numero ad ogni spettacolo e spesso ha successo. E guardate come Miguel riesce a far diventare la sua discesa a rete uno spettacolo. Per il Circo del Messico, i Flying Baskets.